Anche il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, si lava le mani negli uffici del Palazzo di Vetro per dare il buon esempio. Un giorno intero dedicato a questa buona causa con spot e consigli di tutti i tipi. Lavarsi le mani sembra la cosa più naturale che ci sia, soprattutto agli italiani che di acqua ne consumano più di chiunque altro, circa 200 litri a testa ogni giorno. Eppure milioni di persone trascurano questa semplicissima pratica, vuoi per mancanza d'acqua, vuoi per cattive abitudini. Sono 70 i paesi coinvolti nella maratona, la prima di questo genere organizzata dalle Nazioni Unite. E la lezione di pulizia parte naturalmente dalle scuole, dall'Estremo Oriente fino ai remoti villaggi africani, dove l'acqua purtroppo è un bene raro. Ma arriva anche nel ricco Occidente, dove spesso questa buona abitudine è trascurata. L'acqua non basta, dice l'ambasciatrice dell'UNICEF, bisogna usare il sapone. Acqua e sapone prima di mangiare, prima di toccare un bambino e soprattutto nelle strutture sanitarie. I dati sulle infezioni contratte in ospedale rendono più che attuali le raccomandazioni dell'ONU. In testa alla classifica nera c'è la Gran Bretagna, con 8.000 morti l'anno scorso per infezioni batteriche prese in corsia. E sicuramente moltissime potevano essere evitate con la semplice, naturale pulizia delle mani.